siamo con Valerio Tarquini, istruttore di volo dell'Aeroclub L'Aquila, l'aeroclub che rinasce dopo la gestione dell'aeroporto di Preturo, quindi dal 2009, con una nuova aviosuperficie a Fossa. La vostra intenzione è proprio quella di creare un nuovo punto aggregativo, quindi per i giovani che si vogliono avvicinare al volo, ma anche per tutte quelle famiglie che vogliono passare una giornata diversa. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché come hai detto giustamente, noi siamo l'Aeroclub L'Aquila, cioè l'aeroclub che prima stava a Preturo dal 1968, quindi siamo la stessa associazione, solo che abbiamo una casa nuova, appunto l'aviosuperficie che abbiamo realizzato a Fossa, in realtà è tra i comuni di Poggio Picenza e Fossa, è a metà, è divisa tra due confini, è certificata da luglio 2012, ma operativa diciamo al 100% dall'anno scorso, all'estate scorsa, al 2013. E quest'anno diciamo sarà il primo anno nel quale diciamo l'attività sarà davvero incrementata rispetto a prima, ecco, questo è il discorso. Quali sono le strutture che avete a disposizione e quali quelle che vorrete creare? Sì, allora noi al momento abbiamo strutture tra virgolette operative a disposizione, tra cui ovviamente la pista di volo, una pista in manto erboso lunga 650 metri, larga 30, quindi diciamo completamente idonea all'utilizzo da parte dei nostri, del tipo di mezzi che utilizziamo noi e in generale per l'aviazione generale, appunto in genere. Altre strutture abbiamo gli hangar, che appunto sempre relativi all'operatività della cosa, quindi per coprire gli aerei durante la notte oppure nei periodi di inattività, soprattutto durante l'inverno. E poi abbiamo un ufficio temporaneamente posto in strutture mobili come container, appunto, e adesso appunto quelle future saranno l'implementazione di queste strutture già esistenti. Come da progetto ci sarà una clubhouse nella quale appunto svolgeremo funzioni di ufficio, se, come dire, di segreteria amministrativa, e poi quelle che fa, cioè diciamo le strutture che proprio occorrono alla scuola di volo, l'aula, la sala briefing, eccetera eccetera. È ovvio che la struttura realizzata si trova in un luogo dove prima non c'era nulla, cioè era campagna aperta, creata da zero, quindi abbiamo proprio, come dire, livellato il terreno e da lì tutto il resto. Stiamo urbanizzando la zona in questo periodo e quindi come dire, adesso siamo in fase di sviluppo. Quello che dicevi tu giustamente, anche l'area di accoglienza per le persone che vogliono semplicemente venire a visitare il club, non proprio appassionati di volo o comunque che vengono a volare in quanto tale, ma che vogliono passare una giornata diversa, stiamo appunto implementando le strutture ricettive, quindi che ne so, per esempio stiamo mettendo un gazebo, un punto dove le persone possono stare tranquille anche con i bambini, insomma stiamo implementando la struttura in questa via, insomma. Ecco, l'Aeroclub, che è un club storico della città dell'Aquila, si sostiene solamente con la vostra scuola di volo. Quanti soci ci sono e cosa fate durante il giorno? Sì, allora, per quest'anno, 2014, siamo tornati ad essere un numero adeguato a quello che è un club già definibile grande. Siamo una cinquantina, adesso non ricordo il numero esatto, ma intorno a 50 persone, di cui circa il 60-70% sono allievi piloti, cioè persone, giovani, meno giovani, che vengono al club, ovviamente che sono appassionati di volo, ma che non hanno ancora gli attestati e le licenze per l'idoneità al volo, che vengono a conseguirle, anche perché appunto la nostra attività principale è proprio quella, scuola di volo. Per il resto svolgiamo attività sociale, quindi le persone che invece già sono piloti, insomma, che hanno già la licenza o l'attestato che sia, vengono sostanzialmente, sempre virgolettato, affittano l'aereo, ma affittano tra virgolette proprio perché sono già soci, quindi essendo soci l'aereo è di loro, come dire, proprietà, a loro uso, prendono l'aereo sotto prenotazione della segreteria e volano, quindi svolgono attività sociali. Quindi queste sono le due fonti di introito, se vogliamo, del club, che ci tengo a dire che è oltretutto un'associazione senza scopo di lucro, quindi non è che come dire, c'è un guadagno del club, e tutto quello che è in surplus dell'attività, cioè se c'è un guadagno appunto, viene reinvestito sulle strutture e sui mezzi del club eventualmente. Ecco, nel 2009 il comune vi ha cacciato dall'aeroporto di Preturo, quindi avete dovuto cercare una nuova casa fino al 2012. Sì. Nel frattempo, in questi anni, cosa avete fatto e come vi siete organizzati? Sì, diciamo nel 2009, dopo una serie di eventi giudiziari che non sto lì a sindacare, insomma, siamo stati estromessi dalla struttura aeroportuale di Preturo, che abbiamo gestito dal 68, parlo come ovviamente associazione la stessa,
dal 68 fino al 2009, e da quel momento è partita, visto che comunque il bello, se vogliamo, dell'Aeroclub dell'Aquila, anche la fortuna dell'Aeroclub dell'Aquila, avere dei soci realmente attivi, realmente interessati, non a un guadagno personale, ma come dire, appassionati di volo, e quando c'è la passione io penso sia la forza trainante più forte che ci possa essere. Tant'è che infatti ci siamo guardati intorno, perché dal momento che cosa è successo nel 2009, non avevamo più strutture, non avevamo più dipendenti, non avevamo più un luogo nel quale svolgere la nostra attività. Ci siamo trovati senza casa, quindi l'unica, abbiamo fatto una manovra di emergenza all'inizio, abbiamo spostato tutti i mezzi su altri scali, quali Rieti, Aquino, Roma Urbe, eccetera. Abbiamo mantenuto solo un mezzo qui a Preturo, dal quale svolgevamo l'attività aerodidattica. Questo è accaduto per il 2010, 2011 e parte del 2012. Dopodiché, appunto, durante questa fase di emergenza, veramente netta emergenza, perché potete immaginare le difficoltà della cosa, no? Tra gestione e operatività, ci siamo guardati intorno, c'è stata la possibilità di realizzare una struttura appunto tra Fosse e Poggio Vicenze, che è praticamente la stessa distanza dal centro città che c'ha Preturo, più o meno, chilometro più, chilometro meno, e quindi abbiamo sfruttato l'occasione grazie alla sola collaborazione dei soci, perché anche qui tengo a precisare che la struttura non ha ricevuto un euro di fondi pubblici, ma tutto quello che vedete, chi verrà a vederci, io spero in molti, chi verrà a vedere la struttura, è stato realizzato solo grazie alle forze del club, ai soci del club che hanno contribuito alla realizzazione della struttura della nuova aerosuperficie. È comunque una risorsa importante per la città, in condizioni di emergenza potrebbe essere adibita anche a scalo per la protezione civile. Assolutamente, noi abbiamo realizzato la struttura dell'aviosuperficie in base a una legge regionale che tra l'altro prevede l'obbligo da parte di chi realizza queste strutture di aprirle appunto eventuali richieste della protezione civile, ma questo diciamo che va, come dire, è ovvio, tant'è che nel 2009, quando c'è stato il terremoto, il 6 aprile, il gestore di Preturo era ancora l'Aeroclub L'Aquila, che con i suoi dipendenti, con le sue capacità, diciamo, ha messo a disposizione totale l'aeroporto della protezione civile. Tra l'altro la protezione civile ci ha ringraziato ufficialmente, ha ringraziato più che noi come club i dipendenti che all'epoca hanno collaborato molto per il buon svolgimento, diciamo, dell'attività Preturo. Quindi oltretutto adesso è stata recente l'utilizzo dell'aviosuperficie da parte del 118 e dell'elicottero del 118 che è venuto sulla nostra struttura ad effettuare un'attività che fa il soccorso alpino speleologico d'Abruzzo, circa 150 persone da tutta la regione che sono venute presso la nostra aviosuperficie a svolgere un corso di riabilitazione della loro appunto certificazione di operatore di sicurezza. Adesso non so neanche bene il dettaglio, ma che comunque sono venuti lì a fare questa attività, sono stati circa 2 settimane, hanno svolto tranquillamente, quindi, come dire, noi siamo aperti davvero a tutti, sia a chi vuole imparare a volare, sia a chi già vola, e sia a protezione civile, assolutamente. Siamo anche con Francesco, che è un allievo della scuola di volo aquilano. Ti chiedo, Francesco, quanti allievi aquilani ci sono nella scuola di volo e come potrete fare per sensibilizzare ancora di più i ragazzi e avvicinarli alla pratica del volo? Ma al momento credo di essere l'unico aquilano, perché molti ragazzi comunque sono di fuori, anche se sono entrati molti giovani, però dall'Aquila ancora non si riesce a muovere bene la cosa. Quindi stiamo cercando un po' con lui, un po' con gli altri soci, parlando, cercando di trovare delle strade, fare pubblicità, andare a incontrare la gente, per cercare di ampliare un po' il discorso, anche perché per quanto mi riguarda penso che l'aeronautica non sia più quella di una volta. Adesso è un po' più semplice volare, diciamo, quindi è un po' più alla portata, quindi i ragazzi, volendo, si possono avvicinare un po' più facilmente. Scusami se ti interrompo, avete già organizzato e state organizzando anche degli stage di un solo giorno, di una settimana, per chi si vuole avvicinare a questa pratica, giusto? Sì, queste cose sono già contemplate nel club da tempo, si possono leggere anche sul nostro sito, che è quello aeroclublaquila.it, giusto? Sì, sì. Niente, praticamente è uno stage, magari di una giornata, con qualche ora con un istruttore che ti illustra un po' come funziona l'aereo, come un po' di nozioni aeronautiche, e poi c'è la mezz'ora di volo, che è una bella esperienza per chi non ha mai volato, e in più puoi anche sentire i comandi l'aereo, quindi è una cosa
bella e alla portata, perché non, il prezzo non è elevatissimo, insomma. In più avete anche la peculiarità di un gruppo virtuale, sì, che permette la simulazione virtuale di un volo, quindi da questo sito. Come funziona nello specifico? Diciamo che esiste un network a livello mondiale proprio, che simula la reazione in quanto tale, cioè con piloti, controllori, e quindi c'è proprio una rete di gente che fa questo, ma a livello proprio assolutamente realistico. E il nostro club reale ha anche un club virtual, molto sezione virtual, che appunto si occupa di questa simulazione, con gente molto, ragazzi molto preparati, e parecchi ragazzi sono venuti da lì, come anch'io ho iniziato lì tempo fa e adesso sono approdato al volo reale. Quindi io ringrazio Valerio e Francesco e vi auguro un buon lavoro. Grazie.